È un 4 novembre particolare, soprattutto a Siracusa per l'aeronautica e caserma aperta. Sì, il distaccamento aeronautico di Siracusa ha aderito al progetto del Ministero della Difesa Caserme Aperte per consentire al pubblico di poter visitare la nostra base, che normalmente diciamo, è un luogo non frequentato ovviamente dal pubblico e dalla popolazione. Quindi, visto e considerato fra l'altro che la nostra sede da qualche tempo è diciamo, sulle pagine dei giornali, vogliamo cogliere questa occasione per farla conoscere realmente e comunicare appunto il valore storico di questa sede, ma anche il valore attuale, cioè il ruolo che svolge all'interno dell'aeronautica militare e per la città. Cosa sarà mostrato ai visitatori durante queste visite guidate? Verranno fatte visitare le varie strutture e in particolare una sala storica all'interno della quale attraverso una serie di documenti fotografici si può ripercorrere un po' tutta la storia dell'idroscalo di Siracusa, di Via Lorina, e poi all'interno del circolo ufficiali, che è ubicato all'interno di della palazzina. È una palazzina storica del 37, cioè ci sarà anche un angolo dedicato alla Croce Rossa, che ha da qualche tempo la sua sede proprio all'interno dell'idroscalo, e quindi con l'aiuto del Corpo Militare della Croce Rossa e dell'Ispettorato delle Infermiere Volontarie è stato realizzato un piccolo angolo dove è stato ricostruito un ospedale da campo e alcune divise storiche del Corpo Militare appunto della Croce Rossa. Come funzionerà questa giornata? Fino a quando è possibile visitare la vostra caserma? Sì, dalle ore 16 ogni mezz'ora verranno composti dei gruppi che verranno accompagnati lungo questo percorso, e quindi fino alle 18:30 ultimo ingresso, perché diciamo, la visita dura circa mezz'ora, quindi per chiudere tutto quanto entro le 19. Quindi dalle 16 alle 19 aspettiamo il pubblico il più numeroso possibile.